Oggi, martedì 3 maggio, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico. Dopo uno scambio di convenevoli fra Gianni e Tina, Maria chiama Andrea e Oscar e come sempre entrano anche le corteggiatrici. Per Andrea, Ileana, Claudia, Laura molto sorridente, Giulia B seguito dall'immediato salace commento di Tina, per Oscar, Eleonora, Karin, Dominique e chiude Cecilia. Andrea ricordava che era andata via, lei dice che è tornata per rispetto della trasmissione. Poi spiega che dopo la puntata, lui l'ha raggiunta in camerino. Così Maria lancia il loro video, in modo che tutti capiscano come sono andate le cose. Lei lamenta la sua totale disattenzione. Lui replica che non è vero e che vuole una donna con carattere e che lo rapisca. Aggiunge anche che Eleonora sta a un buon livello, ma non gli dice che resterà. In studio Oscar ribadisce che aveva bisogno di un chiarimento, ma non la porta comunque in esterna. Oggi, pur avendo apprezzato la sua visita, lei ribadisce che se la mancanza dell'esterna è come una mancanza d'interesse e non si è nemmeno scusato, cosa che Gianni non condivide e trova che si stiano quasi invertendo i ruoli. Quando la corteggiatrice fa il nome di Giulia, Andrea interviene e vuole capire cosa c'entri. Oscar gli spiega che spesso la succitata e Claudia Schiffer gli lanciano frequenti occhiate. Esterna di Andrea e Giulia, lo raggiunge in albergo ma non parla. Per evitare di essere fraintesa, gli mostra una serie di cartelli con i quali lo invita a seguirla. Lui accetta. Lei lo benda e non perde occasione per baciarlo e poi lo porta al pincio e qui gli spiega la sua intenzione, portarselo via. Lui ha voglia di innamorarsi ma ne ha anche una gran paura. Poi l'esterna finisce ma lui non vorrebbe. La cosa che fa più male a Laura è vederlo così coinvolto ma non crede che lui abbia interesse per tutte e quattro le sue corteggiatrici. Per questo gli chiede di non portarla avanti se non è una delle due preferite. Andrea riconosce la difficoltà. Parla anche di diverse situazioni e occasioni e al momento giusto dirà la sua. Gianni invece commenta il mancato bacio fra i due giovani. Si aspettava che lei ci rimanesse ma le invece non è successo. Il tronista conferma che non sa quanto si possa fidare di lei fuori dal programma. Dopo una forte partenza ci siamo un po' allontanati. Chiosa e lei si dice spiazzata perché insieme stanno bene, poi la gela con queste osservazioni. Andrea e Laura partono insieme da Fiumicino. Direzione Catania e poi Gela, dove lei raggiunge Zero Litri azienda di famiglia e le fa conoscere il padre che la trova molto carina. Poi sulla spiaggia lei gli confessa di sentirsi come la sua ragazza e sarebbe tanto bello vederlo sempre e poi i baci non si contano, persino fra le onde. Applausi scroscianti salutano l'esterna, Claudia non ci pensa due volte, si alza e saluta. Lui le chiede perché e la risposta non è da bon ton. Oscar aggiunge il carico da 11, è da capire. Pensa se fosse passata in spiaggia e ti avesse visto limonare con lei. Andrea prova a convincerla a rientrare ma non sembra riuscirci. Anche Ileana si stranisce. Lei è di Catania e quella spiaggia la conosce bene. Giulia gli chiede provocatoriamente se alla prossima esterna presenterà la mamma e lui risponde asciutto che la mamma verrà all'esterna ma non si giustifica. Anzi risponde che lui è nato a Gela e si sentiva di fare quello che hanno visto. Dopo 3 mesi è il momento di fare passi più concreti. I percorsi sono diversi. Daniela del pubblico critica Giulia che non ha nemmeno accennato ad alzarsi. Se fosse stata vera non sarebbe stata così calma. Se resta è perché ha le sue buone ragioni e le suggerisce, per la prossima volta, di venire in jeans e maglietta. Andrea la riprende perché non guardava l'esterna, lei non lo vuole vedere mentre bacia un'altra e Laura se la prende perché lui guarda lei. Anche Tina è sorpresa dalla sua scarsa reazione. Ma la corteggiatrice si difende e sottolinea le sue lacrime. Gianni dice che è convinta di essere la scelta e Andrea annuisce. Dal pubblico anche Alfonso la giudica molto cambiata. Esterna al tramonto per Andrea e Ileana. Si parla di Claudia, che lei trova piatta. Lui dice di sentirsi intrigato da lei e poi anche fra loro scocca un intenso bacio. Laura gli chiede conto dei 3 baci che ha dato ma il tronista non si sbilancia perché non intende cambiare la situazione fra le corteggiatrici e aggiunge che fra 3 puntate farà la sua scelta, se la farà. E fa notare che non si è alzato per raggiungere Claudia. Intanto Giulia conta quanto mancherebbe alla scelta e Tina dice che pensa allo sponsor, mentre Jack sostiene che con Ileana si sta divertendo e Gianni dice che in effetti di lei ricorda solo certi effetti vocali. Maria chiede e Giulia dichiara che direbbe di sì al tronista. Nonostante tutto quello che ha visto,
Anche Laura direbbe di sì, benché non sia innamorata di lui. Nessuna delle due risposte è piaciuta ad Andrea. Poi a Laura spiega che avendo fatto con lei un passo importante, non capisce la sua razionalità del dopo, così diversa da come era in mezzo al mare. La ragazza dice che si blocca per paura di come agisce lui, che a sua volta teme che possa mancare qualcosa tra loro. Giulia replica ad Andrea come se il discorso fosse stato fatto a lei. È Maria che le fa notare che lui ha parlato per 8 minuti con Laura dicendole che mancava tanto così per sceglierla, e lei non ha avuto alcuna reazione. La ragazza replica che non è la sua fidanzata e non può permettersi di protestare, e purtroppo non può fare altro, anche se quanto sentito le fa un bruttissimo effetto. Maria le chiede con chi parla a casa della puntata. Lei racconta delle sue amiche, ma assicura di non avere alcuna agenzia alle spalle, benché abbiano provato a contattarla. Andrea l'accusa di essere arrogante di suo e di fare la figa. Giulia non ha difficoltà ad ammetterlo, ma continua a ribadire a Maria che le piace e lo vuole. Sarà pure pertigna, ma è così. La conduttrice le spiega che le sue domande hanno il solo scopo di togliere al tronista i dubbi su di lei, e la discussione non trova sbocchi. Cecilia balla con Oscar e Laura, con gli occhi lucidi. Balla con Andrea, dopo il ballo. Laura, commossa, si scusa di non riuscire a dimostrare di più i suoi sentimenti. Andrea la conforta, poi Maria, sorridendo, definisce Giulia impunita. Lei ammette e dice che si è viziata da sola, dopo aver preso un palo che si porterà forse fino ai 30 anni. La sua storia è definitivamente chiusa, dopo vari ripescaggi, a dicembre scorso. Eleonora organizza l'esterna per Oscar nella sua città, la splendida Firenze. La corteggiatrice lo porta nel locale in cui lavora e indovina persino il suo gusto di gelato preferito, e quando Gianni interrompe l'esterna per dire che la scelta del tronista sembra già orientata, il tronista lo frena subito per dichiarare che da ieri sera la ragazza ha perso molto nella sua considerazione, e spiega che, dopo l'ultima discussione in studio sull'interesse dei social di Karin e Giulia, scopre che lei è molto attiva nello specifico, e improvvisamente la dolce Eleonora mostra un nuovo aspetto alquanto bellicoso. Poi, nel tentativo di spiegare la cosa, finisce per incartarsi da sola. Riconosce di avere autorizzato un ragazzo a fare una sua pagina, ma senza scopo di lucro e ingenuamente. Andrea le crede e anche Gianni considera verace la sua veemenza. Jack è meno indulgente, riprende l'esterna e sul belvedere lei gli parla della difficile storia con la mamma. Poi lo porta a casa sua, gli presenta il suo cane e l'intimità prende il posto delle parole. In studio Gianni ribadisce la bellezza di questa esterna, anche Tina nota fra loro una bella intesa, Oscar conferma di stare bene con lei, e lo sfogo serviva a capire meglio. Karin si alza d'impeto per andare a prendere il cellulare con le molte foto di Eleonora, rientra per dare al tronista i fiori che aveva preparato per lui e poi non ritiene nemmeno il caso di far vedere le immagini di cui parlava. Eleonora è di cattivo umore, non ha apprezzato la diffidenza di Oscar, soprattutto dopo che lei si è così aperta con lui. Maria la fa ragionare invitandola a mettersi nei suoi panni, ma Eleonora non si lascia intimidire. Maria lancia l'esterna con Dominique e lui la invita a vederla insieme, seduta sulle sue ginocchia. In una sala cinematografica lei ha voluto raccontare per immagini la storia della sua vita, ma l'emozione la vince ancora prima che tutto cominci. Poi, tra una foto e un'altra, non trattenendo mai le lacrime, parla di cambiamenti radicali a causa dei quali mi sono perduta, anche tanto, ma ha tenuto dentro di sé tutta la sua sofferenza. Solo l'anno scorso ha chiesto aiuto ai suoi e si sono riavvicinati. In studio Oscar spiega che l'ha voluta vicina per rivivere con lei le stesse emozioni provate in quella sala buia, poi ballano insieme.